Pazienza, Jason. Il signor Palmer è a casa con l'influenza, quindi non ho assistente stasera. Vediamo. Data la temperatura ambientale, ci ha lasciati tra le 18 e le 21.00. Conferma quello che ti stava dicendo l'istinto. Beh, staremo a sedere. Perché? Perché prima facevo l'attore in teatro e chi più ne ha più ne metta. Poi ho deciso che era arrivato il momento di smettere di giocare e mi sono messo a fare il doppiaggio. Quasi così. In realtà la situazione del teatro non era una situazione che consentiva di costruire poi quello che a me interessava, cioè una famiglia, una vita normale. Questo tipo di lavoro, pur mantenendo una buona fetta di carattere, diciamo, tra virgolette artistico, un po' artigianale, comunque sono artigianale a tutti i livelli, consentiva anche una continuità di lavoro. Che ti consente di formare, di essere un po' più tranquillo, insomma, dal punto di vista economico. Sono l'innamorato del doppiaggio, io non lo so, alcuni amici sì, io un pochino male. È un modo con un altro, insomma. A te che quando ho potuto mi sono messo a fare teatro, per divertimento. Contarci della tua esperienza di teatro, cosa hai fatto a teatro? Saliamo un po' alla preistoria. Vabbè, io ho lavorato con Massimo Castro, stavo in un gruppo per cui lavoravamo autonomamente. Abbiamo fatto un sacco di lavoro con i ragazzi, per esempio, sia per lo Stabile di Torino che per il Teatro Regionale Toscano, che per il Teatro Buono, insomma, un po' dappertutto. Io sono di Milano, dalla mia esperienza, la mia formazione, diciamo, viene da quella zona là. Poi sono andato a fare una scuola di teatro di buonissimo livello in quel di Locarno, nella Svizzera. La scuola è la Scuola Teatro Dimitri, dove si fa tutto tranne che parlare. Una scuola che va sul circo, teatro, sul circo, mimo, insomma, teatro, movimento, insomma, una cosa per la quale ero più portato per certi versi. Cominciare è una cosa, essere scoperti è un'altra cosa, sono due cose diverse. Cominciare, io ho cominciato facendo i brusii su Il Piccolo Alpino. Il Piccolo Alpino è uno sceneggiato di Gianfranco Albano. I brusii erano delle cose serie, cioè la signora che aveva fatto l'adattamento aveva scritto un copione a parte, Adelisa si chiamava, Adelisa Castello. Un po' per una parte, per tutte le parti che non erano scritte, ma erano tantissime. E noi, io come altri, cominciamo a fare il doppiaggio così, facendo queste parti di secondo piano, come se fossero quei signori che parlano a tavola a fianco, che però si sentono, per cui qualche cosa bisogna fargli dire. Ecco, scoperto è stato invece la carissima persona, ormai non c'è più, Riccardo Cucciola. Chiamarono per fare dei provini su un film comico di Francis Weber, un remake di un film che lui aveva già fatto in Francia con come si chiama, Depardieu, e l'altro non mi ricordo come si chiama. In questo caso lo fece in America con Nick Nolte e Martin Short. Io feci il provino su Nick Nolte insieme ad altri colleghi e mi scelse perché sostenne che era più facile cercare di insegnare a me come si faceva che non togliere l'abitudine al doppiaggio degli altri che avevano fatto i provini insieme. Non so se era un complimento o se era una cosa diversa, comunque insomma feci quel caso di film, andò tutto bene, fu il primo film vero della mia storia. Senti, tu c'è un tuo lavoro al doppiaggio al quale sei più affezionato tra Ducky di NCIS, Will Hunting e Genio Ribelle che hai fatto con Vairano e altri film? La vedo molto informata tra l'altro. Grazie. Yes.
domanda un po' più. Questo che faccio, che bontà loro della giuria, li saluterò, gli darò un bacetto a tutti, non lo so, che ha deciso di candidarmi e poi addirittura di scegliermi come miglior carattere, è un bel personaggio da seguire, nel senso che lui in originale è molto bravo, la fatica che faccio io è veramente poca, cercherei di non rovinare quello che ha già fatto lui. In questo sono abbastanza aiutato dalla signora Cappellini, che è l'ufficio di doppiaggio, che ogni tanto dice sì, però non faremo così tanto, quanto meno che già lui. Senza l'assistente. È l'assassino? Non ho ucciso nessuno, non ho nemmeno una pistola. Vuol vedere cosa ha fatto il suo proiettile? No, ha appena ammesso di avergli sparato. Mi è sembrato anche a me. Ho detto che non voglio vedere. Le assicuro che lo troverà molto istruttivo. Io sono affezionato a delle cose che non conosce nessuno. Doppiai Christopher Lloyd su un film, Il diritto di rimanere in silenzio, una cosa del genere, The Right to Be Silent, Remain Silent, una cosa del genere, un film per la TV, dove lui faceva un barbone, è l'anima mia, e non solo quello, ho doppiato un altro, in un'altra occasione, un telefilm in questo caso, tedesco, dove c'era un Tilo, cui cognome non mi ricordo, che faceva anche lì un barbone sfigatissimo, mi trovo benissimo. Che tu per esempio sei la voce di Drake, di Dr. Drake, il cattivo di Kim Possible. È stata una follia. Che? Drake è tanto faticosissimo, è veramente faticosissimo, forse non immaginate quanto. Talmente faticoso che quando mi chiamarono per un provino, la simpaticissima Vittoria Febbi, allora all'epoca i primi di diresse lei, mi chiamò per il provino e scammai subito che tipo di personaggio era, e fece un provino molto sottotono, perché non avevo nessuna intenzione di fare questo personaggio, molto fatto. Vittoria Febbi mi ha detto, schiacciando il bottone, è bello, lui non fa così, lo so, ecco, vedi un po' di aggiustare il tiro, ma no, e quindi mi è capitato tra capo e collo questa cosa. Va bene, devo dire, i primi come sceneggiatura erano divertenti e mi divertivo a farli, onestamente, nonostante praticassi moltissimo, mi divertivo molto a farli. Adesso un pochino meno, perché le sceneggiature si ricopiano, si sovrappongono, insomma non c'è più molta fantasia. Mi sono molto divertito rovinandomi la voce in un altro cartone animato fatto nel 2005, se non sbaglio, tra settembre, ottobre e novembre del 2005, Robo Roach, ma non mi ricordo, non so come si chiami in italiano. Gli hanno mantenuto il titolo Robo Roach, Robo sì. Roach, dove io faccio, siamo in due, praticamente sempre e solamente due, Oliviero Di Nelli e io. Oliviero Di Nelli fa, ma no caro, perché pare così, tutto molto semplice, e io, così, sempre molto, per cui mi sono spaccato anche lì, però mi divertivo tanto perché la sceneggiatura era sempre, sempre molto, molto, molto carina. Ciao Vittorio. Invece per quanto riguarda un altro tuo personaggio, che è il sindaco di Townsville, Superkick. Anche. E allora ragazzi, dovete sapere che è una via di mezzo tra il vecchietto del West e quello che faceva lui in originale. È simpatico, però anche lì siamo alle solite. A fronte dei primi episodi dove probabilmente gli sceneggiatori sono un po' più motivati, non so, comunque scrivono delle cose più divertenti, mano a mano il brodo si allunga e diventa una cosa un po' meno divertente. Poi facevo anche Alias, il papà di Sidney Bristow. Sì, lo so. Giuro. sì, no, lo so. Doppiato per me, sì. Allora io ti ringrazio. Però era un tincone tremendo, nel senso che era quasi sempre la spiegazione di quello che sarebbe successo. Vabbè. Tu hai lavorato con una bellissima doppiatrice che è Laura Lenghi, tra l'altro. Lauretta, anche con Kim Possible. Siamo sempre in coppia. Sì, appunto, volevo dire Kim Possible, sì. Draken, i due
io deficiente, lei no. I due cattivi, io deficiente, lei furba, le cacciavano. Sì, l'ho notata questa caratteristica. Io sono sempre dalla parte del... non va in onda questa cosa, però. Dalla parte del coglione, ci sono io che sono. Vabbè, guarda, no, comunque posso tagliarla. Va bene, non è un problema. mi si addice molto, cioè faccio nessuna fatica. Allora io vorrei essere frainteso, come avete frainteso. Ho detto che non faccio fatica perché non faccio fatica, non perché io sia proprio... Candidamente era lo zio Fest negli Addams, cartone animato. Mi sono ammazzato, ma devo dire, mi sono divertito talmente tanto, mi divertivo così tanto che i compagni ridevano, cioè i vari Stefano De Sando e Margherita Sesti, che facevano moltissimo a lei e Gomez, lui ogni tanto se ne ridevamo perché era troppo spirito, troppo fuori di testa, insomma, veramente carino. Dunque, dentro c'è non fosse un lavoro per il centro culturale francese, ma è una cosa che non so come andrà, se andrà un po'. Per il doppiaggio non ci sono grossi progetti. Il doppiaggio ti chiama, vai lì, più delle volte senza sapere cosa stai andando a fare. C'è un regio, dei fogli, la luce finissima, io ormai sono diventato mezzo orbo, per cui cerco sempre di accendere al massimo con le due lampadine che ci sono. Per me diventa molto vicino, non come, no, non devo fare gatto, va bene. Dicevo che sono molto contento, ero già molto contento di essere stato inserito nella rosa dei tre candidati, e poi vabbè, è andata bene così, ma andava bene comunque anche se fossero stati scelti. Un riconoscimento al nostro lavoro, ma direi di sì, ve lo meritata. È sempre bello palcoscenico, ricevere l'applauso del pubblico, portare a casa un ricordino e metterlo lì e dire questo l'ho vinto e l'ho preso niente meno che a Sanremo. Un figlio così poi lo racconterà ai tuoi nipoti in questo momento. Bene, questa volta c'è la targa e c'è Giorgio che la porta per Ambrogio Colombo.